Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che caricherò nel mio canale YouTube. So che non ci vedevamo da tanto tempo, ma sto facendo questo contenuto proprio per questo motivo. Oggi faremo una breve chiacchierata, parlerò in italiano perché andremo a parlare di alcuni concetti che per me sono molto importanti e che spesso sono un pochino sfumati e magari difficili, per cui non riesco a renderli con il mio inglese ancora, purtroppo, quindi ci tengo a trasmettervi nella miglior maniera possibile e quindi andrò a parlare in italiano. Oggi vi spiegherò il motivo per cui sono praticamente scomparso dai radar, per cui non sto più pubblicando nulla su Facebook, su Instagram, su TikTok, su quello che vi pare. Certo, forse qualche video che ho caricato di recente su YouTube. E ad alcuni di voi questo potrebbe sembrare veramente strano, soprattutto alla luce del fatto che di recente su Instagram il mio profilo ha avuto veramente una crescita molto grande. Avevamo superato nel giro di poche settimane i 40.000 follower e vi ringrazio tantissimo di questo. E quindi, appunto, alla luce di questo potreste chiedervi: perché questo ragazzo non sta più pubblicando nulla, perché è scomparso? Io vi ho sempre abituato, in effetti, negli ultimi anni ad avere sempre un qualche tipo di contenuto, immagini, storie, video, almeno una volta al giorno, una volta ogni 2-3 giorni, insomma. Invece l'ultimo periodo è un mese che non, forse più, che non pubblico più nulla. Non sto tenendo il conto, però ecco. Oggi vi spiegherò il perché di questa mia scelta. Ci tengo che, ecco, voi capiate alcuni concetti. Se poi non vi interessa sapere le motivazioni di questa scelta, andate pure oltre, è stato un piacere. Per chi invece rimane, vi ringrazio innanzitutto della fiducia, ma ora bando alle ciance, parliamo un attimo subito di quello che sta succedendo. Allora, per chi mi segue da tanto su Instagram o su Facebook, sa che fotografo da tanti anni, sono circa 15 anni che fotografo e ho avuto in questo lungo periodo di tempo la possibilità e la fortuna di seguire lo sviluppo del mondo della fotografia un po' in tutte le sue sfaccettature e analizzandone sempre i cambiamenti nel modo di fotografare, nell'arte in sé e in quello che ci girava attorno. E ho vissuto un po' la transizione da analogico a digitale, e digitale poi adesso si sta facendo una transizione, ecco, ai social network, sui video. In generale mi sono sempre un pochino guardato intorno, no? Mi sono reso conto di tante cose. E ultimamente io, quando appunto mi sono approcciato alla fotografia naturalistica circa 7 anni fa, ormai faccio fotografo di animali e basta da circa 7 anni, e diciamo che la fotografia naturalistica in generale, questo tipo di fotografia, ha fatto crescere in me un certo tipo di sensibilità e di spirito critico. Cioè, io sono una persona che non si è mai uniformata alla massa, eh? Cioè, io sono sempre stato uno che faceva l'opposto di quello che facevano tutti gli altri. Quando i miei amici andavano la sera a ballare o insomma a farsi una birretta in centro, io ero il tipo che andava in montagna a vedere le stelle, oppure si piantava la tenda in mezzo al nulla e stava lì per giorni. Sono sempre stato un anticonformista, però sono anche una persona che ultimamente, proprio grazie all'amore per la natura, per gli animali, per quello che fotografo, è anche riuscita a maturare dentro di sé un certo grado di sensibilità e di spirito critico che mi fa approcciare alla realtà in modo diverso. E non pretendo che tutti voi che mi guardate, che state guardando questo video, facciate la stessa cosa. Alla fine il mondo è bello per scavare, per carità. Però diciamo che mi sto accorgendo di cose che non riesco più a tenere dentro, che mi hanno fatto maturare la decisione di allontanarmi un po' dai social, perché appunto durante questo percorso di evoluzione che hanno avuto la fotografia e i social in generale, veramente credo che siamo arrivati ad un punto che per me è un punto morto. Cioè, non solo per me, cioè nel senso in generale è un punto morto per la fotografia, per i social. Secondo me si è rotto qualcosa, cioè c'è rotto qualcosa nel modo dell'essere umano di rapportarsi a queste realtà. Cioè, che cosa intendo dire? Credo che molti di voi si saranno accorti che i contenuti sui social stanno prendendo un certo tipo di piega, no? Ma non solo sull'ambito della fotografia, cioè è una cosa che coinvolge tutti i settori. Basta vedere per esempio la musica, e a breve vi spiego perché.
Cioè ci stiamo veramente facendo andare bene il contenuto da fast food. Siamo in un'era in cui l'essere umano non è più in grado di guadagnarsi qualcosa con il sudore, con il sacrificio, con la pazienza, con il duro lavoro. Siamo semplicemente all'epoca del tutto subito. Per quanto riguarda la fotografia naturalistica, per esempio, per fotografare un animale spesso nella maniera corretta ci possono volere anni, anni di duro lavoro. Di pazienza. Diciamo che attualmente si vedono sempre più persone che si approcciano a questo mondo e nel giro di 2 giorni fanno foto paurose che una volta erano impensabili. Perché succede questo? Perché queste persone sono dei fenomeni? No, perché siamo nella cultura del tutto subito, perché ci stiamo evolvendo in modo tale da riuscire a creare un business e monetizzare questa volontà delle persone di avere tutti i contenuti pronti, cuciti, diciamo, già scodellati e pronti, diciamo, ad essere presi e infornati sui social. Ok? Cioè è una cosa veramente triste e ve lo dimostra anche il fatto che stanno avendo così tanto successo, per esempio, TikTok, i video, i reel. Praticamente la fotografia su Instagram, che era un social nato per la fotografia, sta praticamente scomparendo, cioè gli algoritmi di Instagram danno solo la priorità ai reel, a video di 30 secondi, un minuto, in cui tu puoi essere profondo quanto ti pare, ma che non potrai mai trasmettere un messaggio, un concetto profondo, magari come quello che vi sto spiegando ora in questo video che metto su YouTube. Il fatto che video da 30 secondi siano, ma anche meno, in genere i reel che vanno virali durano 5-10 secondi, magari, no? Cioè, non siamo in grado di sforzare il nostro cervello nemmeno più per mantenere una soglia di attenzione che sia superiore a quella dei 5-10 secondi. È una cosa veramente triste. E la stessa cosa avviene in tanti altri settori, ve lo dimostra anche, per esempio, nel campo musicale. Una volta, non lo so, prendiamo i Led Zeppelin, per esempio. Volete ascoltare una canzone di Led Zeppelin? Minimo, circa duravano, non so, mediamente 6-7 minuti, 8 minuti, no? Brani che erano veramente costruiti in una certa maniera, con veramente spunti di genialità, e per chi sapeva, chi sa un pochino qualcosa di musica, ti rendi conto che c'era veramente un lavoro enorme dietro, no? Allora, o se non c'era un lavoro enorme dietro, c'era comunque una grande dose di genialità. Ora che genialità c'è in questi contenuti? Il fare il contenuto più stupido, mostrare il culo più grosso, mostrare le tette più grosse, fare la foto più spettacolare. Praticamente fare la foto più spettacolare, poi spesso si scopre che queste foto sono state fatte allo zoo o in animali in cattività, animali seviziati, animali usati come praticamente, cioè, trattati come animali ammaestrati, animali selvatici trattati come animali ammaestrati, tutto solo per avere una foto, per ricevere qualche like, visibilità e monetizzare. Nella fotografia naturalistica come avviene questo processo? Come avviene questa fast foodizzazione che c'è stata? Avviene tramite diversi metodi. Primo di tutti i capanni a pagamento, stanno crescendo sempre di più i capanni a pagamento e credo che non mancherà molto prima che anche in Italia ci sia qualche furbone che prenderà autorizzazioni per schiavizzare praticamente animali selvatici per renderli ammaestrati alla merce dei fotografi. Però credo che non mancherà molto, però cosa succede? Che sostanzialmente le persone vanno a distribuire cibo in maniera indiscriminata agli animali selvatici per attirarli davanti all'occhio di una macchina fotografica e degli spettatori che vanno lì paganti, per i fotografi paganti, che quindi, essendo che vanno lì a pagare, non sono disposti, siccome siamo nel XXI secolo e nella cultura del tutto subito, nessuno è disposto ad andare lì a fare un viaggio a vuoto, ad accettare il fatto che la natura è selvaggia. Che la natura selvaggia dovrebbe essere indomabile, che quindi come tale una foto puoi portarla a casa o nel 90% dei casi puoi non portarla a casa. Le persone non sono più in grado di accettare questo. Questo porta sì, por cioè porta ci porta al fatto che i capanni a pagamento siano sempre più diffusi, quindi le esche siano sempre più diffuse.
Non credete che gli animali si possano attirare solo con il cibo. Tantissime foto che vedete sono realizzate anche tramite l'ausilio di richiami acustici, di mezzi acustici, cioè l'animale viene attirato, magari lui stava andando a caccia, che ne so, per portare cibo ai propri figli, alla propria nidiata, insomma, ai pulli, ai cuccioli, quello che volete. Noi andiamo lì a disturbare questo processo e in alcuni casi questo disturbo può diventare talmente intenso da risultare anche mortale per la nidiata, per i cuccioli. Cioè, ci sono tanti casi in cui poi il fotografo che va lì a disturbare crea veramente dei danni incredibili. Come sapete, conosco tante persone in questo mondo della fotografia naturalistica, mi hanno raccontato veramente cose da far accapponare la pelle. Questo è il discorso che vedete i campagne a pagamento, specialmente adesso lo vedete per esempio in Slovenia con gli orsi, in Finlandia sempre con orsi, lupi, in Spagna con avvoltoi, in Polonia con le aquile, anche nei Paesi Bassi, in Olanda, ho visto ci sono parecchi capanni di questo tipo, ed è un business che si sta espandendo sempre di più, perché le persone non, ripeto, vogliono semplicemente fare, vedono una foto che gli piace sui social e la vogliono fare uguale, non vogliono aspettare, non vogliono cercare di guadagnarsela con il sudore, con la fatica, semplicemente vanno lì e la fanno, incuranti del fatto che questo meccanismo crei gravi danni alla natura. Ma d'altronde non mi sorprendo più di nulla, non ci frega nulla degli altri esseri umani, figuriamoci se l'essere umano dovesse fregargliene qualcosa di tutelare gli animali. Purtroppo questa è una filosofia che non tutti riescono a carpire. Ciò detto, veniamo a me. Sinceramente sono stufo di piegarmi a questo meccanismo, sono stufo che per avere un minimo di considerazione io debba essere costretto a fare contenuti da fast food. Ho cercato di non farli, ho cercato di limitare le cose il più possibile, ma non vi nascondo che per un certo periodo di tempo io ho provato a fare di questo hobby una professione che mi potesse dare da mangiare anche. Ma mi sono reso conto che allo stato attuale delle cose, se non sei un fotografo che veramente era già conosciuto da diversi anni, che aveva già raggiunto una fama internazionale quando c'era l'analogico oppure i primi anni del digitale, che si è fatto un nome, emergere adesso in mezzo a tutta questo marasma di nulla cosmico, di persone veramente senza scrupoli, di contenuti mordi e fuggi, è qualcosa di veramente impossibile. Cioè, è veramente difficile e sinceramente non, anche il solo fatto di mettermi a pubblicare i miei lavori, condividerli in queste piattaforme, metterli appunto vicino a questi altri tipi di contenuti che vengono fatti in questa maniera, mi crea disagio ormai. Mi crea disagio e non sono più disposto ad accettare questa cosa. Quindi ho deciso, ecco, di prendermi innanzitutto una pausa di riflessione, di prendere un po' le distanze dai social e di fare questa cosa, la fotografia, semplicemente perché mi piace, perché mi voglio godere i miei momenti per stare nella natura. E mi voglio godere l'incontro con l'animale, voglio non pensare al fatto, cioè non voglio standardizzarmi a creare dei contenuti che per forza debbano andare bene sui social, voglio fare semplicemente quello che mi piace fare. Ora, questo significa che scomparirò per sempre dai social, che non pubblicherò, che questo è un addio? Probabilmente no, perché comunque credo che vi porterò dei contenuti ogni tanto, sicuramente non lo farò né con la frequenza con cui lo facevo prima, né con gli stessi tipi di contenuti. Quindi quello che cercherò di fare è di portarvi dei contenuti sempre un po' più autentici, più in linea con quello che mi piace fare, con quella che è la mia visione della fotografia, che vabbè, ovviamente si evolve nel corso degli anni, perché tutti noi ci evolviamo la nostra arte durante questo percorso, no? Non è che uno rimane sempre fermo e statico. Però ecco, cercherò sempre di seguire il mio gusto personale, di non uniformarmi mai
a quello che sono i canoni dei social. Quindi se a me mi fa cacare fare il reel o i TikTok, non farò il reel o i TikTok, perché sinceramente non credo che con 10 secondi di video io possa trasmettere un messaggio che sia veramente un messaggio profondo, che possa, soprattutto perché per quello che vi ho detto prima, cioè perché comunque per questi contenuti, per essere visti, devono avere determinati requisiti, cioè devono essere contenuti che colpiscano l'occhio, che facciano fare wow, che siano brevi, che non catturino l'attenzione delle persone per troppo tempo. Quindi mi sono detto, perché parlare a queste persone quando posso parlare a persone che mi stanno seguendo, non so, da 10 minuti o più forse, che magari si appassionano a quello che dico, anche se sono molte di meno, però sono in grado di cogliere un messaggio in maniera un po' più profonda e concreta. Quindi i prossimi contenuti che farò credo che si rivolgeranno a voi, a persone dotate di un minimo di raziocinio, di spirito critico, che veramente amate la natura e non fate quello che fate solo perché volete visibilità e soldi. E quindi nulla, cercherò di parlare un po' più a voi, a persone che mi ascoltate. E nulla, se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio tantissimo per la visione, per l'attenzione. Siete ancora persone che hanno un minimo di cervello. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora e grazie sempre del supporto che mi date. Siete per me fondamentali, veramente. A presto.